Benvenuti alla mostra Informare con l'arte presso il centro commerciale Giambu 1 in Trento la Ducenta, provincia di Caserta. L'evento, organizzato dal magazine di libera informazione Informare, è disponibile a visite pubbliche dal 10 maggio al 10 luglio 2022. Le opere esposte sono state realizzate dall'artista Gaetano Porcasi, che attraverso la pittura e l'arte mette in mostra un indispensabile impegno civile contro le mafie e la criminalità organizzata. Noi dal 2018 abbiamo iniziato un percorso sociale. Oltre che a perseguire lo scopo di lucro di ogni azienda, il Giambu destina proprio risorse al sociale. Il segnale che vogliamo dare al territorio è un segnale di mantenere viva la memoria attraverso questi quadri e soprattutto avere l'entusiasmo dei giovani giornalisti che hanno organizzato questa mostra da trasmettere a tutti quanti noi. La bellezza e l'arte e la cultura sono degli strumenti che noi abbiamo per combattere il malaffare, per combattere la sottocultura che esiste nei nostri territori. Pertanto penso che è un'arma importante, soprattutto se riusciamo a sensibilizzare i giovani. Oggi il Giambu, che è un'amministrazione virtuosa di questo luogo che prima era in mano alla criminalità, e l'affermazione del significato anche mio ad essere qui è dire, affermare che lo Stato, in realtà anche difficili, deve essere assolutamente presente. E vedo qui tante autorità civili e militari ed è fondamentale fare un lavoro a sistema insieme, perché questo territorio è un territorio straordinario che può vincere tutte le sfide e le sue battaglie, e noi come Stato dobbiamo essere presenti e avere un progetto lungimirante. Questi quadri raccontano la storia delle vittime e anche dei carnefici. Posso definirla la mia pittura un cronista pittore. A posto di usare la penna, usa i pennelli e quindi sono dei quadri che raccontano, sono scene dove il visitatore rimane incantato, e poi anche qua sempre devi equilibrare l'estetica con il contenuto e devi dare la bellezza del quadro ma il contenuto a volte di temi drammatici. Però forse questa pittura ha una grande forza perché lo fai con il cuore. Alcuni personaggi che sono entrati nella storia senza saperlo. Per esempio, il quadro che mi ha un po' emozionato quando l'ho fatto è stato il piccolo bambino di Matteo che è stato sciolto nell'acido. Io ho visto piangere persone davanti a questa tela e persone sorridere davanti ad altri quadri, perché un po' ho preso in giro anche la politica in modo umoristico. Quando noi leggiamo un giornale, la prima cosa che facciamo, la leggiamo e magari poi lo buttiamo o lo mettiamo da parte. Il quadro invece è là, che ti interroga sempre. Noi abitiamo in un paese che l'Italia è meraviglioso, e secondo me solo attraverso l'arte noi possiamo, è l'arte che mette in evidenza la bellezza, e solo attraverso la bellezza noi possiamo sconfiggere tutto ciò che è negativo, diciamo, nel nostro paese. La mostra inaugura il 10 maggio e sarà possibile accedervi fino al 10 luglio 2022 presso il centro commerciale Giambu 1 in provincia di Caserta.